Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi finalmente faremo la seconda parte dello spacchettamento di Nyx, il calendario dell'avvento. Se mi vedete truccata e vestita nello stesso modo, semplicemente io faccio tantissimi video al giorno e poi li monto nei giorni seguenti. Quindi il video dello spacchettamento l'ho fatto tutto nello stesso momento, semplicemente. Sapete benissimo che se avete visto la prima parte del video ho voluto dividerle 12 caselle, altre 12, semplicemente perché sennò sarebbe diventato troppo lungo il video. Infatti l'altro durerà all'incirca, se ricordo bene, 10-11 minuti. Se appunto non avete visto la prima parte del video, vi lascio in descrizione il link per entrarci. Allora, abbiamo aperto tutte le caselle. Mamma mia, ho alzato troppo. Tutte le caselle fino alla 12 e direi che possiamo continuare. Come vi ho detto, le caselle sono messe tutte dritte, quindi striscia, striscia, striscia. Io stavo impazzendo l'altra volta perché nel video precedente perché non riuscivo a trovare i numeri che sono scritti con un colore molto molto chiaro che non si vede, quindi non si capiva. Allora, ovviamente, ogni volta che apro le caselle voglio vedere in faccia a voi. O almeno ci provo, perché è brutto che guardo giù. E eccolo qua. Ok. È praticamente una cipria. Me Eccola qua. Si vede? Sì. Perché l'aspettavo più grande, sinceramente. io, le mie ciprie sono tipo così. Allora. Si apre, a parte che è una semplicissima cipria, cioè non è che ce la posso. Ce l'ho fatta! Eccola qua. Cipria proprio bianca. Translucent. Io che cerco sempre di parlare in inglese non ce la faccio. Vabbè, dice cipria ad alta definizione e la proverò. Numero 14, giusto? Sì. Allora, rompiamo tutto come al solito. Eccolo qua, un altro rossettino matte. Vi giuro che sembrano tutti lo stesso colore. Magari tonalità un po' più chiare, però cioè, il colore è quello. Questo è semplicemente un po' più chiaro rispetto al primo che abbiamo visto. Vedete la differenza? Allora, nello scorso video non ho detto una cosa, questo sembra rosso dal video, ma vi assicuro che non è rosso, non ci sono rossetti rossi per ora qua dentro, cioè sembra uguale al mio rossetto qua, cioè anche in videocamera lo vedo così, Ma se lo vedo dal vivo non è minimamente rosso, anzi è una una tonalità scura del rosa, giusto per avvisarvi. Allora, questo invece più o meno, che poi sono tutti un po' diversi dalla videocamera. Ho pulito la mano, ovviamente, sono andata su a pulirmela. Eccolo qua. molto carino. Come vi ho già detto nel video precedente, sapete bene che io preferisco rossetti liquidi, quindi quelli così, liquidi matti intendo. Numero 15. Ho rotto la casella completamente. Allora, butter gloss. Abbiamo un altro butter gloss che questo è il primo, secondo. Ok. I colori sono tutti simili. E vediamo che colore è. Rumori da ASMR non mancano mai, ragazzi. Allora. Ah, ok. Mi sembra magari un po' più scuro dell'altro, ma non ci vedo tante differenze, sinceramente. Eccolo qui. Bando alle ciance, non voglio fare i video chilometrici come sempre. E sapete che faccio sempre i chilometrici. Oh, un altro ombretto. Questo sembra oro. Quell'altro di prima era più argento. Avevo detto oro io, invece era più argento. E lo proviamo. Oh. Questo sembra molto. Già si vede. Questo già fa tutt'altro effetto. Molto bello. Mi sto sporcando di nuovo le mani. Allora,
16, manca tutta l'anina giù e abbiamo finito. Allora, 17. Un altro ombretto. Questo è il colore, assomiglia a quello di prima, però sarebbero questi. Questo è un po' più scuro, questo è più chiaro. Questo è tipo un gold, cioè sembra più un giallo. Giallo gold. Allora, vabbè, lo mettiamo a confronto adesso, non ci preoccupiamo di questo. Sì, infatti è un po' più chiaro. Bellissimo comunque. Questo qua, dov'è? Il mio dito, questo giù. Ecco qua. Rispetto ai primi due che abbiamo visto, questi sono molto più luminosi. E a me piacciono per questo. Casella numero 18, abbiamo un altro rossetto. Oh mio Dio, ho perso il tappo. Un altro rossetto matte. Sembra, mamma mia, sembra molto scuro. Sembra viola. Vediamo. Sì. Beh, è un miscuglio tra viola e rosa. Cioè il viola mischiato dentro al rosa. Il rosa mischiato dentro al viola. Sorry. Eccolo qua. Sì, messo da Dio sulla mano. Tutti i colori molto belli. Sì, ripeto sempre le stesse cose, incredibile. Casella numero 19, mi stavo dimenticando. Abbiamo un altro uguale, no, colore diverso. Molto più chiaro sembra. Lo proviamo qua. Però come sapete i colori, questo, i colori si assomigliano sempre. Ok. Poi numero 20, la stavo aprendo al contrario. Mamma mia, sono un disastro. Un altro ombretto, riesco ad aprirlo? Ok. Si vede. Eccolo qua. Vediamo. Faccio qua davanti sul dito. Non è tanto luminoso, devo dire la verità. Cioè tipo un rosa, ma sarebbe qua, l'ho fatto. Nemmeno si vede. No. Questo è tipo bocciato come i primi tre iniziali. Allora, numero 21. Sì. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. Allora, eyeshadow base. Eyeshadow base sarebbe la base per gli occhi? Credo proprio di sì. Sì, è la base per gli occhi. Questa non l'ho mai comprata. Ha un odore particolare. Bella, bella, devo provarla. Eccolo qua. Dov'è? Oh mio Dio, non si vede più. Quello là sopra che vedete, questo. Non ho mai usato base occhi, sinceramente. 22esima casella, questa non si vuole aprire. Ok, la stavo aprendo al contrario come sempre. No, bellissimo. Ma infatti questo nel video me lo ricordo, questo ombretto. Non si apre. Ok. Top. Questo è super luminoso ed è il mio preferito di tutti, perché nel video già l'avevo visto. Mamma mia, bellissimo. Vediamo qua. Questo più che un colore è proprio un brillantini, ci sono. Cioè mi lascia tutta la mano brillantinata. Non so se si vedrà, però eccolo qui. Cioè questo rispetto agli altri sono più brillantini. Però mi piace tanto. Bello, bello, bello. 23esima, quindi penultima, ci siamo quasi. Allora, un altro butter gloss, non so parlare oggi. Sembrano tutti uguali sti butter gloss esteticamente. Ok. Facciamo qua. I colori sono tutti molto simili. Odori ottimi. Odori, profumi. Eccolo qua. Ok. Ultima casellina, mi aspetto tipo una cosa stupenda, perché non mi ricordo cosa esce nell'ultima. Dove si apre? Dove si apre? Qua? No. Ah, da sopra. Mamma mia, sono incapace.
Abbiamo insieme, dai. L'ultima casellina, vi do il privilegio di vederla prima voi. Che cos'è? Ah, il primer base per il viso, che si chiama Pore Filler. Allora, un primer viso veramente, veramente ottimo. Non l'ho mai avuto, devo dire la verità. L'odore mi sembra buono. Secondo me ne serve proprio poco. Lo proverò. Lo proverò. E nel caso dirò su Instagram come mi sono trovata. Ma è leggerissimo, cioè. Sembra tipo una consistenza proprio cremosa. Non si vede perché è diventato trasparente. Però è così. Allora, il calendario è finito. Siamo già a 10 minuti di video. Mamma mia, parlo troppo, ragazzi. Parlo troppo, fatemi stare zitta. Io lo vorrò fino alla morte. Allora, ecco qua il capolavoro. Il calendario dell'avvento è finito e sinceramente, se vi piacciono tanto i rossetti, tutte queste cose così, ve lo consiglio. Se invece queste sono le prime cose che bocciate in assoluto, non vi consiglio quello di NYX, perché la maggior parte sono tutti rossetti. E di questo colore, secondo me, non è stata una coincidenza ad aver creato sul packaging del calendario rosa. Doveva pur c'entrare qualcosa. E detto questo, direi che possiamo salutarci. E spero che questo video, cioè la seconda parte, come sempre mi sporco, spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ripetetelo con me, è gratis, grazie. E attivate la campanellina per non perdervi nessun video sul canale. Detto questo, ci vediamo prossimamente con un nuovo video che ovviamente non vi spoilerò niente. Ciao!